seconda parte di Allievi, un po' che hanno poi dopo alla sprovvista. Comunque finale Allievi, 10.000 metri di eliminazione, con Alex Micucci, Fabio Montiero, Andrea Di Paola, Tommaso Ponticino, Guglielmo Lorenzoni. Intanto io non ho fatto niente, è successo qualcosa? Tanto sarà per la campana, dicevo, si è fermato Alessandro Fusioli, perché tanto si è fermato. Comunque dicevamo, Micucci, Montiero, Di Paolo, Bondicino, Lorenzoni, Mascazzini, Guzzanti, Morelli, Gagliasso, Bergamassi, Goppato, Morciano, Gentili, Di Giampaolo. Al passaggio eliminazione singola per il ritiro di un atleta che è il nostro amico Fusiol, che ieri ha vinto il suo titolo sulla velocità, che adesso si infila sotto il tunnel, si direbbe in gergo calcistico, eliminazione singola. Numero 94 per scorrettezze, numero 94 Di Giampaolo eliminato per scorrettezze. Vediamo se riusciamo a leggere tutti, quindi Pichero, Ignazio, Cazzarini, Bossi, Puglio, Merra, Manzotti, Siviglia, Pertolo, Fusiol, appunto che si è ritirato, Piero Accini, Giuseppe Maiorca, Carao, Ricco e Proverbio, sono alla partenza 30 atleti. Doppia eliminazione, riprendiamo con le doppie eliminazioni. Una seduta. '86 e '15, fortunatissimo Guglielmo Lorenzoni. Abbiamo un'altra doppia eliminazione. Guarda, un'altra caduta, mi segnala un'altra caduta sulla rettilinea opposto a quello di arrivo. Numero 107 per scorrettezze, numero 107 Merra per scorrettezze, grazie. È entrato il numero 5 Alex Micucci, era caduto, quindi l'eliminazione era doppia, ma in realtà era singola, in virtù di una caduta è stato eliminato sul traguardo un solo atleta. Siamo però al passaggio, a questo punto c'è un'altra doppia eliminazione, l'ultima doppia eliminazione è quella di meno 20, doppia eliminazione. Numero 113 e 59 per scorrettezze, numero 113 e 59 per Tamassi per scorrettezze. Numero 59, Leonardo Bergamaschi, fermarsi, grazie. Grazie Leonardo. Sia Luca Siviglia e Leonardo Bergamaschi, qui eliminazione singola. Eliminato il 109, grande, grande. Cristian Manzotti, grande, il patinatore a campi, così si fa, è stato comunque eliminato così. Un numero. Off-road skating. Quanta eliminazione singola, intanto al passaggio, grande Cristian, spettacolo puro. Numero 127 per scommettere, numero 127 Piero Accini, grazie, grazie Marco. Numero 12, facciamo un'altra eliminazione singola. Che bella immagine!
Abbiamo 19 a Scaffini, 19, grazie. Grazie Tommaso. Altra eliminazione singola, che è quella di numero 16. Ecco il lavoro che arriva sulla rottina, eliminazione. Numero 100, Cristiano Vignasca. Si ferma, grazie Cristiano. Già pronti per la eliminazione successiva, passi sulla coda della 213, 213, Michele Ricco, grazie Michele. Intanto il numero 34, la prima eliminazione. Vediamo che stanno lanciando una volata più lunga del solito in questa tornata dell'eliminazione di numero 14. Numero 28 Alessandro Pezzanti, 28 Alessandro Pezzanti per Massi, grazie. Numero 103, 1-0-3, seconda munizione di Gentilfila. Ora la televisione di questo gruppo di Giano, Flavio Giacaua, eliminazione numero 13. Numero 207, 207, Elia. Prima lì in quella curva lì era ultimo. Intanto Junior per... Canessa adesso al comando Andrea Di Paola quando vedrà il primo anno di categoria. Chiudiamo. Numero 105, Frigo, Francesco Frigo, 105 eliminato, grazie, grazie Francesco. Attenzione alla caduta sulla rettilinea opposta a quella di Arrigo che ha coinvolto tre atleti. Due rimangono fermi, due rimangono, uno a terra, l'altro in piedi ma fermo. Il numero 161 e il numero 118 si tratta di Francesco Porto. Non c'è l'eliminazione, salta l'eliminazione, salta l'eliminazione, non c'è eliminazione. Lippo Federica! Filippo Bertarini si sta producendo nel massimo sforzo per andare a recuperare. Ha capelli rossi! Sì! Vai Damiano! Vai Damiano! Vai Dami! Bravo Dami! Vai Dami! Vai Dami! Vai Dami! In questo caso salta l'eliminazione anche qui. Andiamo anche a 9 giri! E riprendono le eliminazioni al prossimo passaggio. Filippo Casalini che ha provato all'inizio a prodursi in uno sforzo particolare per tentare di recuperare il gruppo. C'è un atleta staccato. C'è un atleta staccato. Ah,
Adesso Nicola Morelli che è andato davanti, poi Monchiero in seconda posizione. Intanto atleta numero 103, sfortunato, viene eliminata questo passaggio. Filippo Zazzarini. Abbiamo l'eliminazione di Menotto. Eliminazione in corso, eliminazione di Menotto. Numero 12, Tommaso Bondicino. Dai, devi fare la curva stretta. Davide Gentili, testa al gruppo già da qualche tornata, rimane in testa Davide, ma eliminazione in corso, eliminazione in passaggio. Supera! 273-273, Thomas Proverbio. Grazie Thomas, abbiamo ancora in gara anche il... Siamo Nicola Morelli, poi Leonardo Bossi, ma siamo agli ultimi 6 giri. Numero 81 eliminato, 81 Giacomo Goppato. Si è salvato un po' di eliminazione Damiano Gagliasso, che in questo momento prova a riuscire all'esterno per evitare l'eliminazione, che è quella di meno 5. Siamo agli ultimi 5 giri. Numero 98 Gabriele Fichera, ha tirato anche parecchio nei primi giri. Dimostra ottima abilità Damiano Gagliasso nelle gare di eliminazione, forse la sua specialità preferita. Intanto un rallentamento, comincia la fase tattica, attenzione, attenzione, numero Davide Gentili ha rischiato moltissimo al resto di quella curva. Eliminazione di meno 4, eliminazione di meno 4. Fabio Monchiero si toglie il passo, ma passi alla coda del gruppo. Numero 8, Andrea Di Paola, fortunatissima, ha provato anche la spaccata. Viene eliminata Andrea Di Paola, ottima gara per lui comunque. Montiera davanti. Siamo alla eliminazione di meno 3. Numero 90, Davide Gentili, ha lavorato tantissimo. E a questo punto Montiero, Morelli, Gagliasso sono rimasti in 5, rimarranno in 3, davanti Morelli, poi Montiero. Sono rimasti 5, vediamo la volata per l'eliminazione di meno 2, la penultima eliminazione. 39 Damiano Gagliasso, ma una grande prestazione per lui, un quinto posto al campionato italiano, una grande gara di Damiano. E ora entriamo nella fase tattica, nella fase più tattica. Al passaggio Campana, ultima eliminazione. Avanti Monchiera, poi Maiocca, Morelli, Marco Bossi, questi sono i quattro rimasti, ma rimarranno solo in 3, uno dovrà lasciare la competizione e quindi anche il podio. 34
4, Nicola Morelli, sfortunatissimo, lancia la volata a Fabio Bossiero, poi Bossi all'esterno e poi Maiorca, prova la volata lunghissima. Fabio Monchiero sembra accedere a Maiorca, gli va benissimo la medaglia di bronzo, la volata per il titolo italiano allievi, la volata per il titolo italiano allievi per Fabio Monchiero e Bossi. Arrivano due finissimi, Leonardo Bossi ufficiosamente.